Michelangelo Boschetti, rappresentante dei medici specializzandi dell'Università dell'Aquila, questa mattina c'è stata una protesta davanti all'ospedale Aquilano. Contro cosa avete protestato? Allora, abbiamo protestato perché il 4 aprile è stato approvato in Senato un decreto, il cosiddetto Crescita Italia, che è una serie di provvedimenti proprio verso una riforma fiscale, dove sono state incluse anche la nostra posizione come medici specialisti. Non solo la nostra categoria, ma sono stati inclusi in questo provvedimento anche i borsisti, i dottorandi, gli assegnisti di qualsiasi assegnisti universitari. Cosa dice questo decreto? Praticamente tutti i redditi al di sopra di 11.500 euro verranno tassati a IRPEF. Quindi, come se al di sopra di 11.500 euro questo fosse proprio un guadagno vero e proprio e quindi meritevole di una tassa. Questo sembra ingiusto sia verso noi medici in formazione specialistica che verso i borsisti universitari, perché è una categoria che fa ricerca, che fa cultura all'università e una categoria che già di per sé è molto tartassata perché pagano le tasse universitarie, in quanto comunque borsisti o medici in formazione specialistica, paghiamo anche le tasse all'iscrizione all'ordine dei medici, paghiamo l'ENPAM, che comunque è un ente previdenziale, paghiamo l'INPS, quindi dal nostro comunque reddito vengono già decurtate tutte queste serie di tasse e aggiungere quest'ulteriore tassa al nostro stipendio, che viene tradotto per la nostra categoria intorno ai 200-300 euro mensili, è molto gravosa, soprattutto perché molte persone, molti specializzandi, sono fuori sede, quindi devono provvedere anche al sostentamento dell'affitto, i trasporti, poi comunque devono provvedere anche a comprare diciamo, tutto il materiale che fa formazione, quindi libri, a partire dalla partecipazione a congressi. E questa tassa poi non ci sembra giusta perché è una tassa che dovrebbe essere viene pagata in genere chi fa una dichiarazione dei redditi. Noi essendo borsisti non possiamo fare una dichiarazione dei redditi e quindi non abbiamo anche l'opportunità di detrarre le nostre spese. Quindi chiederci questo ulteriore sforzo sembra veramente uno sforzo incongruo per il ruolo che già svolgiamo. Quindi nella manifestazione di stamattina, nelle università all'Aquila, ma sono state seguite anche nelle altre università italiane. Seguirà domani una manifestazione ben più grande a Piazza Montecitorio a Roma, che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 13. Speriamo di far sentire la nostra voce ai politici, al governo e di abrogare questa norma che prevede quindi l'inserimento dell'IRPEF anche per noi medici in formazione specialistica e per i borsisti. Noi vogliamo aggiungere e cogliere l'occasione in questa protesta anche di definire meglio la nostra posizione, quindi perché siamo considerati poco più di studenti. Allora vogliamo chiarirla questa posizione, essere degli studenti o essere dei lavoratori dipendenti? Perché se veniamo inquadrati allora come lavoratori dipendenti, a questo punto noi pagheremo le tasse, pagheremo anche l'IRPEF, però avremo diritto a tutti quelli che sono quei diritti dei lavoratori, cosa che adesso non abbiamo. Io vorrei pure considerare quello che è il diritto alla maternità per le colleghe donne che non hanno, in questo momento non hanno nessun diritto. Considerate che lo specializzando ha diritto a 40 giorni di malattie. Dopodiché il contratto si sospende e non ha nessun tipo di assistenza. Quindi, anche se una specializzanda ha la fortuna di avere un figlio durante il corso di studi della specializzazione, il suo contratto viene sospeso dopo 40 giorni. Non ha nessuna forma di sostentamento. Quindi, se non ha la fortuna di avere un marito o una famiglia che può sostenere quel periodo di maternità, si ritrova senza fondi. La stessa cosa è.
nel caso di malattia uguale, dopo 40 giorni viene sospeso il contratto, per poi recuperarli dopo. Ma non è un diritto, non è nulla. Siete quasi tutti studenti fuori sede, quindi avete delle spese, vitto, alloggio da affrontare. L'approvazione di questa norma quanto andrebbe a penalizzare, insomma, quale sarebbe la riduzione mensile del vostro... Allora, la riduzione mensile si prevede intorno dai 200 ai 300 euro mensili. Noi prendiamo una mensilità di circa 1.800 euro al mese, quindi di 1.800 euro. Però questo, come dicevo, bisogna toglierci le tasse universitarie, che sono mediamente, almeno per l'Università dell'Aquila, di 100 euro mensili. Dobbiamo toglierci l'iscrizione all'ordine e l'EMPAM, quindi più o meno altri 100 euro al mese. Se questo emendamento dovesse passare mercoledì in Camera, alla Camera, si tradurrebbe altri 200-300 euro al mese, il nostro stipendio arriverebbe sui 1.300 euro al 1.300-1.400 euro al mese, ma non sono tante la quota economica, il sacrificio che ci viene chiesto economica, ma quella che è un ulteriore sacrificio a una categoria che non ha nessun diritto, perché non siamo inquadrati come lavoratori. Allora non è non pagare le tasse, perché in questo periodo di crisi noi le tasse le vogliamo pagare, viene chiesto sforzo a tutte le categorie e vogliamo contribuire anche noi, però vogliamo comunque salvaguardare la nostra posizione e i nostri diritti, solo il riconoscimento dei nostri diritti. Avete avuto l'appoggio da parte del mondo accademico, in particolare dell'Università dell'Aquila? Infatti un ringraziamento è alla preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Maria Grazia Cifone, la professoressa Maria Grazia Cifone, che ci ha appoggiato pienamente questa protesta. Anche il rettore Ferdinando Iorio ci ha dato il suo sostegno in questa protesta, anche i direttori di scuole di specializzazione ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto in questa protesta, proprio perché non è solo una lotta di categoria, ma è un difendere un diritto inviolabile, quello che soprattutto delle persone che fanno cultura e formazione nell'università. Grazie.